primo match club di stagione, Rimini manca l'appuntamento con la vittoria. Beffardo come non mai recupero che ha visto i biancorossi essere raggiunti da un fuori che ormai sembrava rassegnato. Invece la band di Muccioli concede l'ennesimo regalo di fece di stagione ed ecco che gli ospiti ringraziano portando a casa un punto insperato. Anche se proprio in avvio la formazione di Barti si rende pericolosa, infatti risulta provvidenziale la chiusura difensiva di Guglielmo su Radoi che era pronto a freddare Scotti da breve distanza. Al dodicesimo ancora Radoi protagonista con un sinistro al limite dell'area, servito questa volta dal fondo da Rapai. Cola, in questo caso, ci mette una pezza chiudendo in corner. Dall'altra parte il Rimini passa, minuto 16, la rete di Viti che riprende la palla da fuori area sul corner e di destro piega le mani ai bianchini. Per il giocatore biancorosso si tratta della prima affermazione con questa maglia. All'attaccante l'applauso per aver sbloccato un match non certamente facile. Passano 3 minuti e dall'altra parte arriva la bella rovesciata di Graziani appena dentro l'area con la palla di poco alta sopra la traversa riminese. Il Rimini però insiste, tiro cross di Guglielmo dalla sinistra, Bonaventura per poco non arriva all'appuntamento sul secondo palo. La squadra di Muccioli però concede anche, alla mezz'ora, ottima parata a terra di Scotti sul diagonale di Bollini. Da quasi al quasi gol di Colla che sfiora il raddoppio riminese di testa sul palo lungo, sfruttando questa volta l'assist su punizione ad opera di Righini. Sul finale di tempo ancora Rimini vicino al raddoppio, il tiro di Cicarevic viene fermato provvidenzialmente dal portiere Bianchini, poi Bonaventura segna la distanza ravvicinata ma per l'assistente dell'arbitro la posizione dell'attaccante è di offside, squadra di riposo sull'1-0. Nella ripresa, episodio da Moviola al quinto minuto, Variola calcia allungato, per il direttore di gara si tratta di simulazione e conseguente cartellino giallo, ovviamente rimane scioccato il giocatore biancorosso del Forlì. Folli che però insiste, bella azione di Graziani che va via in velocità Cola, poi serve al centro dell'area Radoi che si mangia letteralmente il pareggio, spendendo il pallone alle stelle. Il Rimini certamente non rimane a guardare, torna di Cicarevic per Ambrosini, pallone alto. La ricerca dei gol sicurezza prosegue, Mazzavillani serve Guglielmo che brucia sul tempo Marini ma poi spara in diagonale, dalla sinistra alle stelle. Folli che invece non demorde, Scotti risulta provvidenziale in tuffo sul tiro da limite di Rapai. Pasquini, ricordando invece il gol con la Samorese, si prova da fuori area sferando la traversa. Ma nel recupero arriva il pari del Forlì. Graziani prende palla a centrocampo, scambia con un compagno e dopo due lisci della difesa biancorossa buca la porta di Scotti dalla sinistra, mettendo la parola fine al match. Un pari giusto forse per quello visto in campo, ma qualcuno non lo accetta, come Pasquini che si fa espellere proprio al fotofinish per il Rimini, ennesima occasione persa per divenire grande. Note alcune lacune tecniche, la migliore medicina è quella certamente del lavoro e della cura per evitare altre simili disattenzioni.